Vedete, buongiorno a tutti, amici, anzi buonasera, amici appassionati dei nostri piccoli, le nostre piccole escursioni. Salutiamo il nostro Rudy, Buongiorno a tutti. salutiamo Mino. Buongiorno. E come dicevo, vedete che insomma, nonostante stiamo registrando di giovedì, l'altro ieri per voi che ci seguite di sabato, e dobbiamo dire che la temperatura è certamente ottimale. Però io mi sono ricordato anche un paio di cosine. Rudy ha sempre detto che chi si veste nel deserto soffre meno il È caldo. vero, e i tuareg sono tutti avvolti, devi sporgere dalla faccia solo gli occhi per vederci e il naso delle volte, ma normalmente sono sempre tutti ben vestiti perché quello che protegge dal caldo protegge dal freddo. Allora, ma c'è un motivo mino adesso, non prendermi per matto, è passata la Croce Rossa, si è fermata, mi ha chiesto, mi scusi, ma lei sta Mi bene? sembra una cosa un po' No, oscena in questo momento. hai ragione, ma c'è anche un perché, e non è a caso che ho preso questo giubbino, tra l'altro sponsorizzato, l'avete visto, perché fra una mezz'oretta circa siamo diretti, siamo attesi nella Valle del È Freddo e mi hanno vero. detto che c'è uno sbalzo di temperatura incredibile. Io per non far star male Mino e anche Rudy gli ho detto no, vedrete che, però mi sono adeguato e adesso vado là col giubbino e mi preparo a tutto. Sarai l'unico superstite di questa uscita perché se è freddo come dicono, non so, adesso vedremo. Io ho ancora un giubbino No, anch'io in macchina. adesso no, vogliamo scherzare perché sicuramente è stato. Speriamo che sia uno scherzo, perché io non ho preso niente, sono qui con le mezze maniche e la maglietta è stop. Allora, ci hanno detto che c'è qualche uno sbalzo di temperatura. Se devo essere. Però c'è una bella ariettina, mi ripara bene Ti ho l'ariettina qua. detto, quello che copre dal caldo, anche il freddo, tutto. E perciò l'importante è di proteggersi, è così. Adesso vediamo dove ci porti, perché io non ho la minima idea, è tutta una Si sorpresa. sono fermate tre macchine, le salutiamo dietro perché mi stanno guardando e hanno detto, non sta bene quel signore lì. Rischiamo di andare al manicomio. No, no, Un atto suicida, non so, qualcosa del ecco, va genere. bene. Uno Comunque, vuole. allora, dove siamo? Siamo praticamente, stiamo scendendo dalla Valle Rossa, abbiamo appena passato Bianzano, giusto? Adesso andremo giù in fondo, prenderemo la strada statale della Val Cavallina e al termine dello splendido, e dobbiamo dire, Mino, è Sì, bellissimo, bello. Piccolo ma del bello. piccolo ma bello splendido lago di Endine, lì troveremo la Valle del Freddo, dove entreremo dal cancello perché poi vi spiegheremo una visita guidata, eccetera. Non si può arrivare lì se non si ha l'autorizzazione e la compagnia degli amici dell'associazione Sebinica che ci accompagneranno, ci descriveranno tutto e andremo a vedere questa Valle del Freddo. Tu non l'hai mai vista, Rudy? Mai vista, però ho sentito parlare tanto che adesso voglio vederla, dai. E allora, sta Valle del Freddo, coglie impreparato, io no, loro due. Speriamo che vada bene. E, cioè, oddio, se c'è anche qualche grado in meno, però non sarebbe Sì, male. speriamo che sia un bel fresco sopportabile, che non bisogni mettere la giacca a vento. Che non ci siano orsi bianchi, perché tocca che frecci, l'orso Anche abbonda, l'orso. abbonda. Però volete mettere, da quello che ho letto anch'io, mi sono informato, eccetera, che siamo a 350 metri di altitudine e lì in certi determinati periodi dell'anno crescono le stelle alpine. Quello l'ho visto anch'io sul computer, che ho fatto una ricerca e ho visto che. Ti sembra una cosa lì? Probabilmente perché c'è E veramente se un lo po' fanno freddo. vedere vuol dire che ci Certo, sono, certo, perché certo. non possono dire una cosa e poi. Gli amici ce lo spiegheranno, ci spiegheranno come fa a crescere, il perché ci sono questi sbalzi, gli amici dell'associazione Sebinica che appunto ci accompagneranno in tutto questo. Adesso facciamo così, vi abbiamo già mandato qualche immagine, spoglio il giubbino perché non ce la faccio più e riprendiamo qualche immagine del lago Dendine che va a, diciamo così, a portarvi, queste immagini vi portano verso quello che è il succo della nostra trasmissione. Esatto, il sentiero che ci porterà al sentiero nuovo. Però Questo dillo Rudy, dai che è bello è un vedere. gioiello, non è un lago. Questo qui è una perla della nostra Lombardia. E poi abbiamo l'altro più grande di là, il Sarnico, che Certo. confina. Andiamo a rivo di solto e vediamo l'altro posto, Va dai. bene, allora facciamo così, la nostra Amy è già al lavoro con la telecamera, facciamo ancora qualche immagine, tra l'altro hai visto anche i prati qua, Mino, vieni qua, mo. I prati qua, guarda come sono tenuti Sì, bene. ma sicuramente li È una bella tengono bene. cartolina, eh? Esatto. Va bene, Anche i allora. paeselli sono bellissimi. Ma andiamo un paio di minuti di immagini, poi inizieremo la nostra avventura, con o senza giubbino, eh? Speriamo.
abbiamo raggiunto la casa dell'accoglienza, poche centinaia di metri da dove abbiamo lasciato la vettura, e qui naturalmente siamo stati accolti, la casa dell'accoglienza fatta per questa, da Massimo e Maurizio. Loro sono due appartenenti all'associazione Sebinica, che soprattutto si occupa, è vero, di questa zona, ma per la verità loro si occupano anche di altre cose che andremo a sviscerare in questa prima parte della nostra intervista, poi ne avremo altre sul tracciato. Allora, innanzitutto, associazione Sebinica, che Maurizio solo da quest'anno gestisce, qui parliamo della Valle del Freddo. Sì, noi abbiamo, come ho anticipato prima, avuto questa bella opportunità da parte della comunità montana dei Laghi Bergamaschi di prendere in gestione questo centro accoglienza e di gestire le visite guidate all'interno della riserva. E questo centro è molto bello, e all'interno di questo centro, oltre ad esserci un piccolo museo, c'è anche questa bellissima sala video che, pur non essendo enorme, ci consente di fare dei laboratori per le scolaresche, di proiettare video, eccetera, eccetera. E niente, Sebinica è una realtà nuova, nata circa un anno fa, con intenti piuttosto ambiziosi, nel senso che noi siamo soci anche di Progetto Sebino, che è quell'altra associazione più famosa, diciamo così, che sta conducendo queste ricerche nel Sebino Bergamasco, dove abbiamo scoperto questa grotta gigantesca, poi magari ve ne parla il nostro illustrissimo presidente. Però secondo noi crediamo molto innanzitutto nella nostra passione e nelle cose che facciamo, per cui noi abbiamo sempre pensato che la speleologia sia anche utile, oltre che bella e affascinante, per cui con Sebinica abbiamo deciso di creare questa realtà, abbiamo dato vita a questa realtà che da un lato propone l'attività speleologica in ambito professionale, quindi ciò che stiamo facendo sul Sebino, tra virgolette amatorialmente, ma comunque con un approccio professionale, può essere tranquillamente riproposto altrove. E questo per quanto riguarda la speleologia classica, quindi quella che riguarda le cavità naturali. Poi c'è tutto anche un altro aspetto tecnico che può riguardare la cosiddetta speleologia urbana, quindi indagine di cavità artificiali, sotterranee, pozzi, miniere e quant'altro, e anche lì l'attività tecnico-analitica connessa può essere assolutamente utile, oltre che affascinante. E questo è un aspetto dell'attività di Sebinica. Poi c'è tutto quello che concerne l'educazione ambientale, la didattica e in generale la valorizzazione territoriale, perché noi non siamo un po' dei forestieri, nel senso che lui viene dalla Liguria, io vengo dalla Brianza, però ci siamo, per una serie di motivi e di congiunzioni astrali, innamorati di questa zona. E quindi 2 anni fa praticamente abbiamo deciso di cambiare vita, di licenziarci ai nostri rispettivi lavori, di trasferirci e di dedicarci a tempo pieno alla valorizzazione di questo territorio in tutti i suoi aspetti, per cui oltre alla Valle del Freddo, che è un po' il perno logistico attorno al quale sviluppare tutte le nostre iniziative, c'è appunto la Buca del Corno, come dicevamo prima, e tutta un'altra serie di realtà molto vicine che noi vorremmo, in concerto con le realtà locali o con altre associazioni, cercare di valorizzare, creando un'ideale cordata che possa valorizzare l'area, che ha un potenziale turistico veramente inesploso, veramente esagerato. Ecco. Certo, dobbiamo dire che tutto questo passa naturalmente attraverso la passione, attraverso, è vero, quello che poi alla fin fine si è studiato per parecchi anni e che naturalmente di cui ci si è innamorati, ma soprattutto perché in fondo sia la passione sia la voglia di condividere, soprattutto portare a conoscenza di altri quelle che sono le bellezze del territorio. A proposito di bellezze del territorio, l'ha già spiegato Maurizio adesso, Massimo, qui mi pare che ce ne sono in abbondanza. Non è, nel frattempo noi, come avete visto, vi abbiamo mandato qualche spezzone di immagini di un DVD che poi andremo a pubblicizzare, che loro hanno preparato e che riguarda la zona di Fonteno, le grotte di Fonteno. Bellissimo, non possiamo mostrarvelo tutto, però vi diamo il succo, diciamo così, qualche immagine che è veramente significativa di tutto questo. Dicevo, bellezze del territorio che, come abbiamo detto, sembrano quasi infinite, perché uno poi vede un piccolo buco, si immedesima, comincia a cercare di capire cosa ci sarà sotto, e da lì parte anche un pochettino di fantasia. Sì, relativamente al discorso speleologico, per esempio, noi siamo partiti con un'esplorazione che adesso è arrivata a degli sviluppi che vanno oltre i 30 km di gallerie sotterranee, per cui se vogliamo immaginare che 30 km sono prendere la macchina e magari andare da qui a Milano, sappiamo che in questi monti qui alle nostre spalle abbiamo un reticolo labirintico con laghi e fiumi sotterranei che si snoda per un percorso che per il momento è misurato per 30 km, ma in realtà è già stato stimato che possa superarne i 100 km
e i 1000 metri di profondità, quindi comunque diciamo il Sebino già racchiude in sé una specie di record a livello italiano con tutte le sue peculiarità. Contemporaneamente a questo lavoro, come diceva, a questa ricerca, come diceva prima Maurizio, ci siamo resi conto che però non soltanto era il punto focale la grotta di Fonteno, ma tutto quello che c'è intorno qui a livello di Sebino, sia sul versante del lago di Iseo che sul versante del lago di Endine. Come per esempio si diceva anche il discorso della Buca del Corno, che è un piccolo gioiellino morfologico a livello sotterraneo, e a noi dà la possibilità di poter far toccare con mano l'ambiente sotterraneo alle scolaresche, ai turisti, visto che nelle grotte di Fonteno purtroppo bisogna essere degli specialisti e quindi non è ancora possibile, diciamo, renderle turistiche, e non so neanche quanto mai lo sarà. Però, diciamo, parallelamente a questo abbiamo degli altri angoli di natura che comunque permettono di avere un piccolo assaggio, se vogliamo così, di questi tesori che ci sono in zona. Posso dire che poi man mano che, siccome noi cerchiamo semplicemente di farci conoscere, quindi per offrire le nostre attività che si snodano da tutte le questioni tecniche, ma soprattutto anche l'educazione ambientale, quindi gli interventi nelle scuole, fare un po' di educazione ambientale proprio alle scolaresche, ai ragazzi, ai CREE, e quindi cerchiamo di impegnare il tempo dei ragazzi dandogli questa conoscenza territoriale che magari per il futuro diventerà anche un patrimonio culturale per la loro vita. Certo. Questo, chiedo scusa, questo naturalmente per quanto riguarda l'aspetto speleologo, che di speleologia, che è una parte importante del vivere quotidiano di questi nostri due amici. Però qui naturalmente oggi noi dobbiamo parlare più che altro di questa Valle del Freddo, di quello che succede in questa, che la possiamo chiamare davvero una riserva eccezionale, soprattutto considerato quello che cresce all'interno della riserva, ma e soprattutto a che altitudine siamo, i 350 metri, dove troviamo davvero un ben di Dio. Sì, il fatto incredibile che, diciamo, probabilmente aveva sbalordito i primi studiosi e che continua a sbalordire i turisti anche adesso è proprio che noi ci troviamo a 300 metri di quota per questo fenomeno del microclimatico, della fuoriuscita di aria fredda, gelida dal terreno, chiaramente c'è una modifica di tutto il clima circostante e quindi anche la crescita faunistica e floristica è completamente diversa. Ed è proprio come se ci trovassimo in un prato di alta montagna dove ci fa proprio completamente dimenticare di essere, diciamo, a 300 metri, ma ci dà proprio l'idea con i suoi colori, ma anche con i suoi profumi, di essere a determinate altitudini. No. Bene, questa era la parte introduttiva. Noi adesso vi mostriamo 2-3 minuti di immagini da qui al sentiero che andremo a percorrere. E poi naturalmente lì ci fermeremo ancora con i nostri amici a raccontare direttamente proprio sul sentiero quello che sono ancora questo fenomeno, quali sono questi fenomeni che andremo ad incontrare attraverso un'altra persona che stiamo aspettando, che è il signor Franco. Lui ci porterà proprio sul sentiero, lui è uno dei, diciamo, quasi fondatori, diciamo così, degli scopritori di questa zona, e è abbastanza diciamo doveroso innanzitutto far parlare lui e cercare di capire che cos'era prima questa zona e che cosa è diventata adesso. Allora, facciamo così, mandiamo un po' di immagini e poi ci ritroviamo sul sentiero. Thank you.
vi abbiamo illustrato poc'anzi dove c'è la casa di accoglienza, come loro la chiamano i nostri amici Massimo e Maurizio. Con Maurizio, Massimo è ancora intento a mostrare e soprattutto andare a scoprire altre particolarità di questa zona. Abbiamo fatto un pezzo di giro su questo sentiero che è praticamente la strada che, se vogliamo, confina con dove siamo noi adesso. La strada è autorizzata al passaggio di tutti. Mentre qui vedete ci sono i cartelli dove per entrare proprio nella zona della Valle del Freddo bisogna essere accompagnati e soprattutto autorizzati, accompagnati da qualcheduno di voi. Anche noi oggi siamo accompagnati perché c'è, tra le altre cose, oltre loro naturalmente c'è anche Franco che ci spiegherà altre particolarità come vi mostreremo fra poco, ma dobbiamo dire che su questo l'associazione, soprattutto chi gestisce, appunto voi in particolare, questa zona, siete abbastanza rigorosi. Sì, dunque, allora, da questo punto si può accedere alla zona vera e propria microtermica molto tutelata. In realtà gli accessi sono da questa parte e dall'altra, si può fare una sorta di giro d'anello ed è abbastanza indifferente da che parte si entri. Noi siamo dall'associazione Sebinica e a cominciare da questa stagione gestiamo per conto della comunità montana dei Laghi Bergamaschi le visite, e appunto le visite all'interno della zona microtermica possono essere fatte solo se accompagnati da noi, che diciamo ci limitiamo solo a fare da accompagnatori, e mentre invece il signor Franco, che è un po' quasi il fondatore un po' di tutto questo discorso, è colui che ha proprio tutti i permessi e gli accessi per fare tutta una serie di cose che anche a noi diciamo sono negate. Questo perché la zona è molto 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 tutelata, molto molto delicata. C'è un regolamento in Regione Lombardia che ne tutela tutti i suoi aspetti. Ad esempio non si può uscire ai sentieri, non è possibile portare le racchette da passaggio perché sennò fai i buchi nel prato, eccetera eccetera. Anche gli accessi giornalieri sono contingentati, per usare un termine che avete usato voi prima, nel senso che ce n'è un numero massimo giornaliero che è di 100, e quindi insomma la tutela è massima, perché anche lo stesso calpestio può arrecare gravissimi danni, che apparentemente non potrebbe, sembrerebbe che è impossibile, ma in realtà il calpestio può dare grossi problemi. E la delicatezza di questo posto è legata anche alle sue ridotte dimensioni, perché non parliamo di una riserva gigantesca, parliamo veramente di una fascia di terreno con questo fenomeno molto delicato e si può dire unico al mondo per certi suoi aspetti. Massimo, una curiosità, tu chiaramente hai passione non solo per la macchina fotografica, ma anche per la videocamera, però per la gente comune che passa su questi sentieri può usare la macchina fotografica, magari con lo zoom, andare a riprendere un fiorellino là sotto che vede, eccetera, lo può fare o è vietato anche questo? No, è tutto concesso, nel senso, anzi, se posso ribadire, anche è una piccola legge che utilizziamo anche noi nel campo speleologico, dove si dice lasciate soltanto le vostre impronte e prendete semplicemente le fotografie. Cioè, con la tecnologia di adesso, diciamo, ci sembra quasi assurdo a volte tagliare i fogli per i fiori per conservarli magari nelle pagine di un libro, perché magari un tempo potevano essere i vecchi file di un tempo, potevano essere quelli, e allora magari si chiudeva un occhio. Ormai con una macchina fotografica si può portare a casa di tutto e catalogare di tutto, quindi secondo me è un po' la formula migliore. Oltretutto in questo ambiente, se si ha, così per entrare nello specifico, se si ha un obiettivo macro, si può entrare nell'universo della macro, e con tutti i fiori che abbiamo a disposizione le foto che si portano a casa sono spettacolari. Certo, anche solo per questo una visita alla Valle del Freddo ci può stare. Io vorrei ricordare, l'abbiamo accennato in apertura del nostro servizio con i nostri amici, che l'associazione Sebinica, siccome questi due giovanotti sono anche speleologi, si occupa anche della Buca del Corno. Io sono stato, so dov'è, ad Entratico, sopra ad Entratico, non ci sono mai sceso perché non sono un temerario, ma vorrei sapere, speleologia, che fascino dà questo andare a scoprire cose che magari sono anche magari nessuno le ha viste, e ti crea anche quella sensazione di nuovo, come del resto abbiamo sentito noi oggi qui. Beh, la domanda richiederebbe parecchie ore se non giornate di risposta. Diciamo che
la possibilità di poter ancora esplorare qualcosa sul nostro pianeta è sicuramente quello che a noi, diciamo esploratori, se vogliamo dire così, del sottosuolo, dà la carica, proprio l'adrenalina, a voler riprendere da domenica a domenica ciò che si era lasciato in sospeso, no? Quindi è un po' la possibilità di uscire da casa, andare un attimino sulla Luna, esplorare un pianeta nuovo e poi rientrare nella nostra quotidianità, se vogliamo. Noi abbiamo avuto la fortuna e il coraggio di abbandonare un po' tutta la normale routine per dedicarci a questo tipo di attività a tempo pieno, con pro e contro, fatiche, dolori e gioie, però comunque sicuramente di spirito siamo pieni e carichi, perché ci sentiamo completamente a nostro agio, diciamo. Esattamente, poi sappiamo che c'è sempre qualche anfratto, qualche cosa di nuovo, qualche punto magari buio che all'improvviso si apre, si illumina, e soltanto questo può valere la fatica che avete provato. Sì, esatto, cioè, diciamo che la fatica paga sempre ed è un po' il prezzo che bisogna pagare, come in tutte le cose, come salire una vetta, come andare in cima a un monte, però alla fine anche per quei 10 secondi di panorama sappiamo tutti noi amanti della natura che, diciamo, il discorso ne vale la pena. Se posso, siccome prima aveva nominato il discorso della Buca del Corno, volevo semplicemente introdurre il fatto che noi come Sebinica siamo stati abbastanza fortunati, perché siamo stati selezionati per un bando, diciamo, organizzato dalla comunità bergamasca, dalla Fondazione della Comunità Bergamasca, per fare una specie di restyling di tutto il sito da abbinare proprio poi agli accompagnamenti turistici. Quindi ci riproponiamo, diciamo, nel periodo estivo del prossimo anno di restituire pronto questo sito con una veste nuova, più completa, più approfondita, e speriamo anche con qualche nuova diramazione, perché uno dei nostri obiettivi è proprio quello di trovare nuove gallerie e quindi qualcosa di nuovo da offrire comunque ai visitatori. Certamente, per i visitatori e per voi qualche brivido in più, insomma. Sì, una cosa che mi permetto di aggiungere, noi siamo stati fortunati ad essere a far sì che il nostro progetto fosse ritenuto meritevole da questa fondazione, però è giusto ringraziare gli altri due cofinanziatori, che sono uno il comune di Entratico, che ovviamente ha partecipato con gioia a questa iniziativa, ma poi i Lions di Valcalepio e Valcavallina, che anche loro senza alcuna esitazione hanno voluto appoggiare questa iniziativa, e senza l'intervento di queste due realtà sarebbe comunque rimasto un sogno, per cui questo ringraziamento lo facciamo ancora in via ufficiale. Doveroso, insomma. È doveroso. Poi per quanto riguarda la domanda che, se non sbaglio, mi è stata posta prima, per chi volesse venire a visitare la Valle del Freddo, diciamo che nel mese di maggio, giugno e luglio, il sabato e la domenica, noi siamo qui con i seguenti orari: dalle 13.30 alle 18 il sabato, e la domenica dalle 9 alle 12 e le 13.30 alle 18, stesso discorso i giorni festivi, infrasettimanalmente solo per comitive su prenotazione. Certo. Ecco, poi per quanto riguarda la Buca del Corno speriamo di potervi dare buone notizie nei prossimi mesi. Più presto, certamente. Per chi volesse naturalmente saperne qualcosa in più, vi raccomando il sito proprio della Valle del Freddo, dove trovate tutte le indicazioni, e attraverso la comunità montana e attraverso proprio l'associazione Sebinica, che da quest'anno gestisce e cura in particolare tutto quello che succede qui proprio in questa zona. Come dire, è un po' pane per i vostri denti, insomma, anche se qui magari le buche che abbiamo visto non sono percorribili, perché naturalmente sono tutelate al massimo anche per voi, però insomma c'è sempre qualcosa da scoprire. Beh, allora, come dice sempre il mio socio e presidente, un buco di un millimetro è un meandro per microbi, per cui ogni buco nel terreno per noi è già una grotta. Però, a parte questa battuta, ci affascina l'aspetto scientifico di questa riserva, perché vabbè, noi non siamo prettamente dei naturalisti, quindi ci stiamo un po' addentrando un po' in questo mondo. Adeguando, diciamo, nei particolari modi. Però sicuramente il fatto che ci si trovi in un'area calcarea e il fatto che il motore cardine un po' di questo fenomeno particolarissimo sia legato alla circolazione delle aree sotterranee ci stimola, perché ci fa ipotizzare la presenza di circuiti carsici sotterranei che magari anche da una certa distanza alimentano questo giro di arie, e quindi chissà mai che un domani si possano legare i due mondi. Infatti volevo arrivare lì, chissà mai che troviate un buco bello grande dove ci si potete intrufolare, e come si raccontava fuori dai microfoni, ma ce lo spiegherà poi fra poco il signor Franco, insomma, questa glaciazione di 15.000 anni fa, insomma, possa essere
che so io, ritrovata e magari anche soltanto vista da lontano o percepita magari in maniera diversa. Sì, è perfettamente così. Noi accompagnando tantissimi ragazzini, tantissime scolaresche, prima di farli entrare nel percorso che avete appena visto, gli spieghiamo che è un po' come se aprissimo una finestra, non dico sul giurassico perché magari qualcuno mi potrebbe correggere, ma sul passato. E quindi cerchiamo di farli interpretare questa immagine proprio come se si attraversasse una soglia particolare e si entrasse in un mondo che è rimasto intatto ai tempi che erano. E questa secondo me è una peculiarità di questo posto, proprio perché, come dice Franco, è anche ipotizzabile che il ghiaccio non sia semplicemente quello che si forma adesso, ma ci siano ancora dei residui dei vecchi ghiacci di milioni, di migliaia di anni fa. E quindi questo potrebbe essere uno spunto per un ulteriore studio, un ulteriore approfondimento sulla presenza di ghiaccio nel sottosuolo. Che affascina i nostri due speleologi ancora di più di quella che è l'aspetto naturalistico di questa zona. Su questo si stanno addentrando, si stanno abituando anche a determinate terminologie che magari non sono proprie vostre, visto quello che era il vostro, però insomma vi state soprattutto impegnando. E adesso noi con il signor Franco ci addentriamo, in questa vi mostreremo, lui ci spiegherà un po' tutto quello che c'è all'interno, noi cercheremo di rimanere all'interno del percorso che è concesso, previa autorizzazione e accompagnamento come siamo noi oggi, cercheremo di guardare dove mettiamo i piedi, non vorremmo mai insomma andare a calpestare qualche fiore che ha una particolarità e che ha una storia da raccontare, perché vorremmo proprio concludere questo intervento, poi andremo naturalmente a concluderlo là ancora vicino alla vostra casa di accoglienza, perché dobbiamo dire che qui anche un piccolissimo fiore c'ha una piccola storia da raccontare. Ma allora il concetto base è che le cose bisogna vedere come le si affrontano, no? La natura è bella in generale tutta, però se si entra nel particolare, nel dettaglio, si può stare a parlare ore. Questo vale per la storia, per l'aspetto naturalistico e legato alle piante, vale per la speleologia. Quindi effettivamente anche noi stiamo vedendo come dalla semplice bellezza estetica di un fiore si possono tirare fuori mille argomenti che si vanno tutti a interlacciare tra di loro, e secondo noi il fascino proprio della visita sta anche e soprattutto quando si ha a che fare con i bambini nel trasmettere questo tipo di entusiasmo nel vedere le cose con un interesse le particolare. Le emozioni che avete voi, cercare di farle capire sì, anche a loro. Sì, sì, con un approccio attento, ecco, e analitico delle certamente. Cose. Certamente, grazie il signor Franco Scalpita, andiamo a vedere assieme quello che c'è in questo percorso un pochettino particolare e peraltro del quale io sono peraltro curiosissimo, perché ne ho sempre sentito parlare, adesso sono vicino a poche decine di metri da quella che è finalmente il toccare o sentire magari da vicino il perché e soprattutto capire il perché da queste buche esce quest'aria. Peccato che la telecamera non registra il freddo, non c'è un termometro che può vedere la variazione, alcuni gradi, non è che ci siano decine e decine di gradi, però insomma la sensibilità dovrebbe esserci. Ve la trasmetteremo attraverso le voci di chi ci conduce a visitare questo posto. State lì. In compagnia di Maurizio e Massimo, che già ci hanno portato un po' a curiosare all'interno di questo che è davvero qualcosa di eccezionale, questa Valle del Freddo che ci sta incuriosendo sempre di più. E adesso andiamo con il signor Franco a scoprire invece quella che è la parte dedicata all'orto botanico. Qui effettivamente ci sono
se vogliamo essere puntuali e precisi, ci sono quei fiori che da tante altre parti crescono, ma soltanto a quote ben diverse. E allora con il signor Franco iniziamo soprattutto a spiegare come nasce l'orto botanico. L'orto botanico nasce soprattutto per il motivo che all'interno della riserva c'è un vincolo molto pesante, di conseguenza non si può entrare e vedere da vicino i fiori. Nel 2009 si è riusciti ad avere dalla Fondazione Cariplo un finanziamento e abbiamo pensato di creare questo orto botanico in modo che tutte le persone che vengono in visita hanno l'opportunità di vedere i fiori più rappresentativi della Valle del Freddo. Stella alpina, rododendro, sassifraga e tanti altri fiori. E allora è stato creato questo orto botanico e che adesso potremo comunque seguire un attimo e certo, vedere. Vediamo già nelle immagini il nostro Rudy che sta girovagando e naturalmente noi ve le mandiamo in sovraimpressione. Però mi tolgo una curiosità perché se non sbaglio lei è stato forse uno dei primi qui a visitare, a venire, a curiosare, a scoprire tutte queste bellezze un po' particolari di questa zona. Nel 1975 è nata un'associazione per la difesa di questo ambiente perché c'erano due cave che stavano penetrando in profondità e stavano distruggendo tutta questa parte così interessante, e questa associazione è nata proprio con lo scopo di difendere questo ambiente. Nella regione Lombardia nel 1976 a ottobre è intervenuta e ha fatto la chiusura immediata delle cave. Questo ci ha dato sicuramente una grossa opportunità di proseguire e per mantenere inalterato questo ambiente, anche se all'inizio abbiamo avuto dei grossi problemi, non sappiamo da chi, e ci hanno buttato dal diserbante, ci hanno tagliato degli alberi, una specie di vendetta, perché qua c'erano due cave che sicuramente, cave che rendevano di conseguenza... C'è stato un qualcosa. A qualcuno non è andato bene, non accusiamo nessuno, però sicuramente a qualcuno non è andato bene tutto questo. Però poi con perseveranza, con la voglia e soprattutto credendo in quello che poteva e che sta dando ancora dopo così tanti anni questo posto, si è arrivati a questo punto dove la Valle del Freddo è conosciutissima, dove vengono scolaresche, vengono curiosi, vengono coloro che amano in particolare la natura a scoprire che cosa, qual è il fenomeno particolare di questa valle. Il fenomeno particolare di questa valle è che si è formato un microclima all'interno che garantisce una temperatura che si può avere solo in alta montagna, e è solo a questo fatto che si riesce a mantenersi questa flora di alta montagna, un clima tutto particolare che poi dopo gli amici con calma vi spiegheranno. Certo, qualcosa ci hanno già spiegato, qualcosa ci spiegheranno. Qui tra le altre cose, con naturalmente andando indietro almeno un secolo fa, ma forse anche più, erano nate anche diverse storie, insomma, che dove particolarmente si faceva riferimento alla Valle del Diavolo, si faceva riferimento a tante altre piccole storie che servivano forse allora che dall'alto della non capacità, per l'amor di Dio, non voglio dire ignoranza, però non capacità di leggere quella che era la natura, c'era più credenza per queste che erano storie forse di un tempo. Esatto, e sicuramente i nostri antenati non sapevano spiegarsi questi fenomeni strani, cioè i massi erratici, questi massi di colore completamente diverso che qua non ci sono, oppure quella faglia che si è creata tra il Monte Clemo e il Monte Na, anche quello sicuramente la gente non sapeva, perché da una parte abbiamo la Dolomia principale, da abbiamo il calcare di Zorzino, una valle molto profonda, e poi questo vento gelido che esce dalle buche del freddo e anche dal terreno, perché fino a una certa altezza questa temperatura non è sempre così costante, però si mantiene. Infatti poi la flora automaticamente lei riesce a dare il segnale dove è rimasto il freddo e invece dove non c'è più, perché la vegetazione cambia radicalmente. Certo, queste zone sono anche oggetto specifiche di studi, di ricerche da parte di persone naturalmente competenti e soprattutto anche da parte di persone che nonostante la loro capacità si stanno chiedendo il perché di questo fenomeno e come fa a resistere ancora. Beh, qua abbiamo una conformazione particolare, qua nel periodo invernale abbiamo delle allora il sole c'è veramente poco. Ci sta 2-3, anche 4 mesi senza sole, di conseguenza le temperature all'interno aumentano in modo sempre più, più consistente. Infatti poi la spiegazione è data in questo momento, che poi è tutta da verificare scientificamente, e è questa, che nel periodo invernale queste rocce vanno a temperature anche a 10 gradi sotto zero. La pioggia, la neve
quando scende va in questa profondità, ghiaccia, automaticamente nel sottosuolo si forma ghiaccio. Questo ghiaccio l'abbiamo trovato in primavera e lo si trova continuamente. E grazie, diciamo, a questo ghiaccio che si mantiene questo fenomeno, perché i fenomeni sono due, c'è il ghiaccio e poi c'è questo vento che all'interno gira, no, ed esce raffreddato. E in questo modo mantiene la temperatura del territorio. Certamente. E a proposito di temperatura, se vogliamo essere precisi e puntuali, qui c'è davvero un venticello che tanti di voi sono sicuro, ve l'ho già detto in precedenza, stiamo registrando di giovedì, caldo torrido perlomeno da noi in media Valle Seriana e chiaramente anche in alta Val Seriana, e invece qui si sta veramente bene. Questa dimostrazione, insomma, che effettivamente qualche particolarità questo posto ce l'ha. Noi vi abbiamo già mandato un po' di immagini che il nostro Rudy sta cogliendo. Io direi possiamo proseguire e andare a scoprire un altro posto con lei, Sor Franco. Andiamo a vedere la parte, diciamo, più interessante, più delicata della Valle del Freddo, dove non è consentito nessun tipo di accesso se non in casi particolari per degli studi o anche per queste manifestazioni. Sempre assieme a Maurizio Massimo ci andiamo e andiamo a scoprire veramente questo modo particolare. Poi diremo anche il perché, e naturalmente ce lo spiegheranno anche i nostri due amici, il perché insomma si è cercato di dare diciamo accesso contingentato, se vogliamo, a questa zona, proprio per evitare quelli che purtroppo spesso e sovente chiamiamo atti di vandalismo. E qui veramente sarebbe uno scempio che possiamo tutti capire di che portata potrebbe essere. Allora, andiamo a vedere effettivamente cosa c'è, la particolarità forse più importante di questa zona. Ci siamo portati in questa zona vicino dove ci sono le buche del freddo, ne abbiamo già incontrate un paio e abbiamo già sentito questa diversità di clima che appunto escono da questi piccoli, ma poi fra poco vedremo anche grandi buchi, e naturalmente ancora col signor Franco ci viene spiegato qualche particolarità di questi rododendri che... Questo rododendro vissuto è diverso da quello che troviamo magari in montagna, che è quello ferrugineo. Questo è tipico dei terreni calcarei, quello invece è tipico dei terreni acidi, perciò completamente diverso. E qua c'è una gran quantità, questa è la parte, diciamo, più interessante della Valle del Freddo, e dove vediamo e di farvi vedere, diciamo, tutta la fioritura che c'è in questo momento, che è il momento più bello dell'anno. Ok, adesso scendiamo e vediamo. Queste sono le buche del freddo, ce ne sono almeno 3-4, sono le più importanti, e in questo periodo la fioritura è ancora consistente, perché questo freddo riesce a mantenere la fioritura, diciamo, oltre il tempo che di solito quando c'è caldo poi scompare. E qua abbiamo la sassifraga dell'Ost, che è lì vicino, lì abbiamo tutto il rododendro, e qua abbiamo ancora un particolare, no? Questo fiore. Questa è la Valeriana tripteris, quella rosa che si è salvaguardata grazie, diciamo, al clima. Di solito questa fioritura avviene in periodo molto presto, verso aprile, i mesi di aprile. Okay. Poi successivamente troviamo le foglie del camedrio alpino, quello che voi vedete con quei pennacchi, quello è il camedrio alpino, il Dryas ottopetala. Oramai sfiorito, e questi sono i frutti che rimangono, non c'è più il fiore. L'unico fiore che troviamo è quello che vediamo, quello bianco là. Dryas ottopetala, perché otto petali, e il Dryas sono il nome dato, diciamo, agli antichi dei, alle driadi, che proteggevano i boschi, eccetera, eccetera. Sì, sì. Ecco, mi perdoni la curiosità, questo sarebbe proprio diciamo il posto forse dove questi fenomeni si manifestano con più intensità? Esattamente, questo è il posto, queste buche sono quelle dove si produce più intensità di freddo. Infatti la temperatura, diciamo, interna misurata va dall'1,5-2 gradi, quando magari a 10 metri abbiamo già una temperatura anche di 25-30 gradi, come in questo momento. Ah, perciò una gran bella diversità, insomma. Esatto. E qua è questa una piccola buca che abbiamo recuperato 2 anni fa, e come vedete, no, si è formato un cespo di Prizelago alpina. È il fiore, diciamo, che cresce più in assoluto in altezza, va dai 1.800 fino ai 3.000 metri. Si chiama anche erba dei camosci, perché i camosci sono ghiottissimi e in alta montagna ne fanno gran consumo. Questo sempre grazie al fenomeno, perché questa è la pianta più microtermica in senso assoluto ed è anche il simbolo della Valle del Freddo. Aspetta. Vada pure. Questa è la parte più interessante della Valle del Freddo, dove abbiamo la fioritura eccezionale di stelle alpine. Qua ne abbiamo alcuni esempi, e poi ce ne sono altri che andremo a vedere.
eccoci qua dopo la bellissima chiacchierata all'interno di questa riserva e soprattutto vedere tutto, scoprire, vedere da vicino insomma quello che offre questo luogo. Eccoci qua per la conclusione con i nostri due interlocutori principali che assieme al Franco ci hanno raccontato oggi una splendida storia del nostro territorio, perché alla fin fine, giriamoci attorno finché volete, alla fin fine qui è il nostro territorio che vince, giusto Massimo? Esattamente, uno scrigno, un tesoro di natura che tante volte è inutile andare a cercare a tanti chilometri di distanza, basta girare un po' lo sguardo e guardare dietro casa e si può trovare di tutto. Con Maurizio abbiamo già parlato, abbiamo già detto gli orari eccetera, soprattutto durante la settimana, che tutto avviene tramite naturalmente una telefonata e noi naturalmente poi alla comunità montana del Sebino potete, dei laghi, potete andare a vedere gli indirizzi anche sul sito, se voi sul sito, qualsiasi sito Valle del Freddo, poi trovate tutte le indicazioni con il telefono e lì vi diranno come mettersi in contatto. E poi al sabato e la domenica dove ci sono queste guide, però esattamente, perché magari qualcuno dice ma dov'è sto posto, è vero sei vicino al lago di Endine, a cavallo fra il lago di Endine e il lago di Iseo, però qui siamo in comune di... Allora, formalmente siamo nel comune di Solto Collina, perché la riserva Valle del Freddo, è, diciamo, nei suoi ettari è divisa un po' tra Pianico, Sovere, Solto Collina, eccetera, per cui le proprietà, alcune parti di terreno sono anche privati, però il centro accoglienza figura nel comune di Solto Collina, dove tra l'altro io risiedo, e, però non bisogna salire fino su al comune, è una parte del comune di Solto Collina, ma praticamente rimane vicino al lago di Gaiano, quindi per chi viene da, diciamo, da Casazza o comunque da Milano che fa la statale 42, subito dopo il lago di Endine si incontra il lago di Gaiano e subito dopo il lago di Gaiano c'è una rotonda, sulla destra c'è la riserva naturale Valle del Freddo. Per chi viene invece da Lovere, subito dopo la galleria che si chiama La Mano, sulla sinistra si trova la riserva. Certo, poco prima, insomma, per intenderci, per chi scende magari da Clusone, poco dopo l'abitato di Sovere, prendendo la strada che porta verso il lago di Endine. Comunque, credo che non siamo assolutamente a New York, ci possiamo capire, ci possiamo soprattutto così orientare in quello che è questo bellissimo posto. Un posto che ci ha riservato tante sorprese, che sono sicuro, se voi avrete la bontà di visitarlo, naturalmente diciamo condotti per certi aspetti da chi questo posto lo conosce bene e se ne sta, diciamo, ne sta conoscendo anche sempre di più di tutte le forme che fanno parte di questo luogo, allora avrete davvero la possibilità di passare una bellissima giornata. Una giornata alla scoperta, come dicevamo prima, di quelle piccole grandi cose che fanno parte del nostro vivere quotidiano. Innanzitutto però, e qui mi piace segnalarlo e qui vorrei un parere ancora da Massimo, cercate anche e soprattutto alle scolaresche di far capire che questo posto deve essere tenuto principalmente da noi, non calpestato, non diciamo entrare con un numero di bambini che magari non riescono a recepire il discorso e soprattutto insomma la cura di quello che è l'ambiente, perché è poi quello che ci dà insomma il poter vivere, diciamo così, ancora abbastanza bene. Sì, purtroppo bisogna solo dire che il regolamento è abbastanza ferreo, perciò a noi tocca soltanto il dovere di farlo rispettare, però devo anche dire che i ragazzi, soprattutto i più piccoli, che comunque non sembra ma capiscono tantissimo e riescono comunque a interpretare benissimo questo messaggio e generalmente sono i primi che danno il buon esempio. Se mi posso permettere, la sporcizia, i tovagliolini, le bottigliette non sono lasciate dai bambini ma dagli adulti, quindi tante volte si può soltanto fare un plauso ai piccoli, perché comunque sono un po' magari capricciosi ma sono anche i primi che ci danno il buon esempio. Ecco, comunque, ecco, per dire, il nostro compito è semplicemente far capire che bisogna tutelare queste preziosità, così come i fiori, le piante e così anche l'acqua, perché sono il bene del nostro futuro in tutti i sensi, quindi se noi vogliamo continuare a vivere dobbiamo capire che la natura è da rispettare in tutte le sue forme. Benissimo, grazie Massimo, grazie Maurizio, io vi ringrazio per innanzitutto la disponibilità, la competenza, stiamo lavorando perché
presto, mi auguro trovare anche per loro naturalmente la serata giusta, possano essere ospiti la nostra trasmissione sportiva del lunedì, però dove si parlerà essenzialmente di speleologia, grotta. Insomma di grotta, di quello che si trova, del fascino di andare a sotto, ma raccontato di quei fatti oggi che ce li racconteranno magari in diretta, insomma scendere a 300 metri, sentire il brivido, l'acqua e magari guardarsi in giro, non sapere più da che parte ritornare e far fatica a scoprire la via. Quelle cose che magari qualcheduno come me che soffre un pochettino di claustrofobia sicuramente non fanno piacere, però loro queste cose le hanno vissute, ma soprattutto le hanno fatte loro, ed ecco che grazie anche a loro riusciamo a scoprire il territorio, non soltanto quello visibile ma quello che è per noi invisibile, e questo lo dobbiamo davvero alla loro competenza, alla loro bravura. Grazie ancora, buon lavoro da qui a quando ci vedremo, naturalmente grazie anche alla nostra regista dietro la telecamera che anche oggi ci ha supportato, però non abbiamo finito perché dobbiamo concludere con il nostro Rudy e con Mino. Eccoci qua, abbiamo lasciato i nostri amici là dell'associazione Sebinica e siamo qui, e insomma abbiamo costeggiato il lago, ci sembra giusto anche perché la giornata, se vogliamo, per certi aspetti è bella, non tanto perché a San Felice al lago abbiamo incontrato l'acqua, subito Rudy ha detto speriamo che arrivi nel mio orto. Certo, è la cosa più importante perché oltre che a raffreddare un po' questa temperatura bestiale, niente, bagnerebbe l'orto e credo vuol dire tanto. E poi ci rinfrescherebbe anche noi. La cosa più bella sarebbe noi, dopo viene l'orto, ma prima ci rinfreschiamo noi. Allora, cosa dici di questo territorio che abbiamo visitato? È un'altra esperienza, ne avevo sentito parlare moltissimo di queste bocche d'aria fresca che arrivano da ghiacciai sommersi, coperti, non so, migliaia di anni fa, 15.000 anni, ha detto. L'ultima glaciazione, sì, 15.000 anni, e ho potuto constatare, prima sentivo sempre a voce, è peccato perché l'avevamo qui vicino, però adesso ho toccato con mano e sento queste bocche di freddo che proprio escono dal sottosuolo. È una particolarità, insomma. Che non trovi, penso, in altre parti, perlomeno che io sappia. Mino, tu hai messo dentro la manina in un buco? Mi è rimasta fresca almeno per un quarto d'ora. Comunque tutti i buchi che ci sono, quasi tutti, esce l'aria fresca. Ecco, io per la verità mi aspettavo buchi un po' più grandi, tipo, non dico caverne, ma... Però che si potesse entrare anche, ho capito. Perlomeno cosa... no, vedere qualcosa. Invece sono tutti bucherellini, via, non molto grandi. Bucherellini, altrimenti la gente gelerebbe, invece così è tutto un po' più... Allora noi all'inizio l'abbiamo messa su ridere, adesso la mettiamo, non dico su ridere, però dobbiamo dire, Mino, che questi ragazzi sono impegnati, visto che sono... Poi ci hanno seguito bene, ti spiegano bene tutti i fiori, tutte le erbe, il perché, il per come di sta aria, e parlano che c'è il ghiaccio appena sotto. Un metro sotto la... Un metro, non so quanto ha detto, ma però sotto la superficie proprio di questo terreno, che sembrerebbe una cosa, perché siamo, non mi riesco a darsi, 300 qualcosa metri. Ho visto le stelle alpine lì, veramente belle, mi ha detto che l'anno scorso addirittura in un posto, 2 metri da... Ne sono cresciute in una notte, in una, 62 una dopo l'altra. Accidenti, l'unica cosa è questa, che lì il sentiero è obbligatorio, per cui la gente è un po', deve stare attenti, non può uscire,
hai un po' di regole da rispettare, altrimenti se tutti facessero come vogliono, la cosa è subito rovinata. Per cui con un po' di pazienza tutti aspettano il loro turno, penso che con calma si possono ammirare e constatare queste cose. Allora, c'è qualcuno sopra di noi che si sta muovendo, Mino? Sarà meglio andare in ritirata. Meglio chiudere qui la nostra avventura e scappare al temporale. Scappare al temporale, abbiamo sempre un'auto, che non è nuova, ma non penso che goccia. È vero, dai. Comunque, insomma, dite quello che volete anche oggi, speriamo di avervi così fatto vedere qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo che poi è qui alle porte della nostra casa praticamente, perché in poco tempo, prima di arrivare a Rovere, sulla sinistra si approda qui a questo, com'è il comune che non ricordo più, l'ha detto? Sotto collina. Sotto, no. In collina, sì, Pangaiano, aveva anche Pangaiano, qualcosa del genere. Non è una cosa che ti prende il colpo, bisogna stare attenti, però è una cosa che non puoi trovare in nessun'altra parte, insomma, un'eccezione. Buono. Finiamo qua, grazie per essere stati con noi, grazie Mino, grazie Rudy, ci vediamo sabato prossimo, i saluti. Arrivederci. Alla prossima.